Stefano Buffagni, uno dei portavoce in Regione Lombardia del Movimento 5 Stelle. Innanzitutto io vi ringrazio di essere qui, ci fa molto piacere vedere così tante persone interessate a discutere di un tema che spesso in Italia viene dimenticato, che è quello della lotta alla corruzione. Prima di magari introdurre un po' il tema dell'incontro, faccio accomodare i nostri ospiti, perché insomma sono lì e mi sembra più carino vengano in mezzo a noi. Innanzitutto invito qua il giudice Davigo, consigliere della Corte di Cassazione, sezione penale. Poi invito l'avvocato Antonio Di Pietro, ex magistrato del pool di Mani Pulite. Rigorosamente in ordine alfabetico, Poi invito Peter Gomez, scrittore, saggista, giornalista e direttore del Fatto Quotidiano Online. E poi invito Marco Travaglio, scrittore, saggista, co-direttore del Fatto Quotidiano Online. Accomodatevi pure, Accomodatevi. Io colgo l'occasione per ringraziarli anche a nome vostro, vedendo quanto entusiasmo c'è in questa sala, per aver aderito a questa iniziativa. Il motivo di questo incontro è semplice. Noi ci siamo resi conto che nella politica il tema della lotta alla corruzione è passato non in secondo piano, in quarto piano. Le persone se ne dimenticano. E in un paese che ha una situazione così grave come il nostro, non si può far finta che questo tema non esista, che questo tema non investa a tutti i livelli del nostro Stato, dagli enti locali fino ad arrivare al Parlamento italiano. Ecco, noi abbiamo cercato di fare questo incontro per discutere e riaccendere le luci su un tema che spesso viene dimenticato. Noi a febbraio abbiamo fatto il primo incontro per ricordare, a 22 anni di distanza dall'arresto di Mario Chiesa, cos'era Tangentopoli, cos'è stato. Avevamo ospiti altri due giudici del pool di Mani Pulite. Oggi però vogliamo fare un passo in più, vogliamo parlare di questi temi, ma parlare anche di che cosa si può mettere in campo, sia strumenti legislativi e non, qualcosa ne stavamo già parlando nel retro, per cercare di bloccare questa deriva e combattere questa piaga. Noi ci siamo resi conto anche recentemente col tema Expo, col tema Mose, che la situazione è semplicemente aumentata rispetto a 22 anni fa e non ci si può voltare dall'altra parte facendo finta che non ci sia questo problema. Oggi rispetto a 20 anni fa le cose sono cambiate, il sistema è diverso, ci sono dinamiche probabilmente più evolute, qualcuno ha usato sul blog anche il termine ingegnerizzate e secondo me è anche corretto. Noi riteniamo che però sia fondamentale non smettere di provare a lottare contro questa piaga, perché in fin dei conti per noi crea soltanto dei costi per la collettività, dei costi che vanno poi a gravare sulle tasche di ciascuno di noi. Non nascondiamoci dal fatto che le tangenti che abbiamo visto nell'Expo e quant'altro hanno semplicemente rincarato i costi di queste opere, indipendentemente poi dall'idea politica dell'Expo, bello, brutto e quant'altro. Ne parlavo prima, io ho avuto, in un giro che ho fatto a Opera, ho incontrato anche Maltauro. Le cose che mi ha stupito parlando con lui, e gli ho domandato: ma come mai lei si è fidato di due persone note alle cronache di Tangentopoli come Greganti e Frigerio? Lei si è fidato di questa gente, erano già stati coinvolti, condannati in questo sistema, non avevano in teoria più nulla a che fare con la politica, eppure lei come ha fatto a fidarsi di questa gente? Poteva arrivare un qualunque personaggio a chiederle i soldi, perché di loro sì? E lui mi ha detto una frase che mi ha colpito, mi ha detto: ma chi è nel sistema, chi è nel settore sa come funzionano queste cose, e avevo visto che con loro in passato le cose avevano funzionato. Questo cosa significa? Significa che la magistratura probabilmente può arrivare soltanto su una piccolissima percentuale di situazioni di corruzione, perché immaginate quanti altri appalti ci sono che possono appunto creare questa distorsione del mercato e creare questo danno ai cittadini. Allora, finché noi non riusciamo insieme a capire che vivere in una società dove questo problema non esiste più o viene limitato giova a tutti quanti e diventa un bene di tutta la comunità, sinceramente sarà difficile. Allora io volevo iniziare a parlare con loro dicendo, insomma, cercando di rievocare quali sono stati dal vostro punto di vista, magari partendo dal giudice Davigo, che è stato il primo a raggiungerci, quindi mi sembra corretto dare la parola prima a lui, su secondo lei
cosa ha rivisto in queste ultime scandali che abbiamo visto già 20 anni fa? Cosa non è cambiato e soprattutto secondo lei perché? Ma cosa non è cambiato? Non è cambiato nulla sostanzialmente, o meglio sono cambiate le tecniche di pagamento, le tecniche di intesa, ma dal punto di vista del contrasto serio e efficace alla corruzione non è cambiato nulla, perché l'attività principale della politica, di tutta la politica, centrodestra e centrosinistra negli ultimi 20 anni, non è stata quella di rendere più difficile la corruzione, è stata quella di rendere più difficili le indagini e i processi sulla corruzione. Ci sono tutta una serie di leggi fatte apposta per azzerare le prove o per abolire i reati o comunque per far finire i processi in modo favorevole, come accorciare la prescrizione e altre robe di questo genere. D'altro canto, a me capita tante volte di sentirmi fare questa osservazione: ci avete fatto un sacco di ambaradan, avete processato più di 4.000 persone e qui rubano come prima o più di prima. E di solito rispondo raccontando una barzelletta ambientata in epoca fascista. Durante il fascismo fu inventata la guerra alle mosche e alle zanzare, nel senso che il comune disinfestava i luoghi pubblici, ogni famiglia disinfestava la propria abitazione. Una prassi che andò avanti anche nel dopoguerra, perché io ricordo da bambino i manifesti intitolati guerra alle mosche e alle zanzare. La barzelletta è questa: un prefetto va in visita in un piccolo comune e trova il podestà a riceverlo. Quando scende dalla macchina viene assalito da un ugolo di mosche. Allora, in tono di rimprovero, si rivolge al podestà e gli dice: ma in questo comune non l'avete fatta la guerra alle mosche? E il podestà gli risponde: sì, eccellenza, ma hanno vinto le mosche. Ecco, la storia del contrasto alla corruzione più o meno è questa qui, nel senso che di fronte allo svelamento di fenomeni di inaudita gravità, adesso semmai vi leggo un brevissimo brano di un interrogatorio che dà l'idea, non c'è stata la reazione che ci si sarebbe dovuti attendere, cioè al di là dell'esito dei processi, questa roba qui deve finire subito. Questo ci si dovrebbe attendere dalla classe politica. E adesso vi do questa breve informazione perché vale la pena. Può rivelarlo, vero? Non è che rischiamo. Questo qui è un interrogatorio reso nel 1992, quindi giusto appunto 22 anni fa, ed è un indagato che parla dell'ANAS e dice: a proposito di quest'ultimo, posso dire che da molti anni presso ANAS funziona un cartello di circa 200 imprese che si riuniscono periodicamente, vedono il ruolino delle opere che sono andate o devono andare in consiglio di amministrazione e decidono come deve essere attuato il giro di chi vince. Tutto ciò si verifica saltuariamente, serve a decidere in concreto da quale gruppo di imprese si deve cominciare ad assegnare i lavori. La scelta avviene tramite un sorteggio, nel senso che si scrivono i nomi delle imprese sui bigliettini e poi si estrae a sorte. Nell'ambito del sorteggio si decide cioè che il primo gruppo di imprese si aggiudica il primo appalto, il secondo gruppo di imprese si aggiudica il secondo appalto, il terzo gruppo il terzo appalto e così via. Vengono nominati dei coordinatori che hanno il compito, quando la gara viene successivamente bandita, di chiamare le imprese che saranno convocate per gli appalti successivi per sollecitarle a ringraziare, cioè a rinunciare alla gara che non devono vincere, ovvero per comunicare loro l'entità del ribasso che devono indicare nelle loro offerte in modo da non vincere. Tutto ciò passa ovviamente attraverso la comunicazione del valore della scheda segreta. Allora, tanto per cominciare, tutte le normative che scrivono sugli appalti, le norme più stringenti eccetera, non servono a niente, perché il mondo degli appalti non è quello descritto dalle norme, quella è fantascienza come Star Trek. Il mondo reale è questo qui: 200 imprese si mettono d'accordo e fanno l'estrazione con i bigliettini. Ovviamente intanto questa roba si può fare perché si pagano le mazzette. E allora questo dice: all'ANAS si paga praticamente chiunque. Breve digressione, ricordo che uno ci raccontò questa cosa che sarebbe divertente se non fosse tragica. Disse che siccome avevano regalato le valigette vuote con cui era stato portato il denaro a parenti, amici, conoscenti e passanti, e ciò nonostante avevano ancora due stanzoni pieni di valigette vuote, pregavano di portare le mazzette in sacchi di plastica più facilmente smaltibili. Allora, all'ANAS si paga praticamente chiunque, voglio dire anche a livello di commessi. Più in particolare, per il discorso che qui interessa, all'ANAS si paga sia la struttura dell'ente sia il sistema dei partiti. I partiti ricevono a livello di segretari nazionali amministrativi, cioè percettori, sono i segretari nazionali dei partiti di maggioranza e dei più grossi partiti dell'opposizione.
il flusso di cui ho parlato è standardizzato da almeno 20 anni. Allora, questo è il quadro di riferimento. Probabilmente adesso è standardizzato da almeno 40, visto che non è stato fatto nulla di serio per contrastare questa roba qui. Allora, una brevissima notazione. Quando io sento parlare di abuso della custodia cautelare e poi leggo queste robe qui, ma secondo le regole del codice di procedura penale non ci dovrebbe essere uno in libertà di questi qui. Non ci dovrebbe essere uno a piede libero. Perché in un contesto che è avanti da 40 anni, dove fanno queste cose, dove si subentra per posizione nel ladrocinio, ma come si fa a dire abuso della custodia cautelare? Uno che dice una roba di questo genere o in malafede è un deficiente. Allora, il problema è che bisognerebbe tenere ben distinto l'esito di un procedimento penale dai fatti obiettivi che in quel procedimento sono accertati. Questa è la questione. Perché noi abbiamo delle regole strane nei processi. Se le usassimo nella vita di tutti i giorni, probabilmente non potremmo vivere. Pensate alle nullità, alle inutilizzabilità. Non so, c'è un'intercettazione dove uno confessa di essere l'autore di un omicidio. Però, per disgrazia degli inquirenti, questa intercettazione, anziché essere stata fatta nella sala ascolto della procura, è stata fatta nella sala ascolto dei carabinieri, e magari l'avvocato riesce a convincere i giudici che il decreto che autorizza a farla presso i carabinieri non è sufficientemente motivato sulla urgenza e la indisponibilità degli apparecchi. Guardate che non sto dicendo delle cose strane, in tutti i processi ci sono queste questioni. C'è, per esempio, c'era una procura che aveva la sala ascolto inagibile e quindi motivava che era inagibile la sala ascolto, per cui autorizzava a farle fuori, e gli avvocati facevano la questione dicendo: ma non ci ha detto che era inagibile ancora quel giorno lì, ci ha prodotto un certificato che era inagibile 15 giorni prima, magari nel frattempo era diventata agibile, magari nel frattempo, quindi non è sufficientemente motivato, le intercettazioni non valgono più. Ho capito, però comunque tu hai un nastro registrato che dice quella cosa lì, saranno pure inutilizzabili ai fini della condanna, ma per il normale buon senso dovrebbero essere utilizzate, no? Questa è la questione. Comunque, fatti come questi, indipendentemente dall'esito processuale, che il più delle volte è stata la prescrizione, perché hanno accorciato i termini, perché hanno cambiato le leggi, perché ne hanno fatte più di Bertoldo, dovrebbero comportare una reazione. Dice, allora, come se questa è la realtà, è inutile che continuiamo a scrivere articoli sulle norme, sugli appalti. Dobbiamo attivare procedure di contrasto serie contro i cartelli di imprese, per esempio. Ma nessuno parla di queste cose. In genere si parla d'altro, per lo più a vanvera. Beh, intanto mi sembra che di spunti ce ne siano stati. Insomma, io chiederei a Di Pietro, visto che ha percorso questi 20 anni, insomma, anche facendo un'esperienza diversa, facendo un'esperienza politica, cosa ne pensa di questo interrogatorio che abbiamo appena sentito. Insomma, si parlava di 20 anni andati in un certo modo, oggi abbiamo visto che con l'Expo ne sono passati altri 20 e più o meno il sistema è stato lo stesso. Abbiamo trovato appunto quei nomi che ho citato prima, Greganti e Frigerio, che insomma non dovrebbero suonarle tanto nuovi. Lei cosa ne pensa di questa situazione? Perché, insomma, sempre le stesse persone, no? Innanzitutto, per come mi hai presentato, chiedo le attenuanti generiche, perché è vero, ho fatto il PM ma poi ho fatto il politico, sono colpevole, ma almeno le attenuanti generiche datemelo, perché ho fatto il PM prima. Al di là delle battute, voglio rispondere, voglio partire proprio dalla fine. Scoppiata Expo, il primo problema che si è posto è stato: e mo? Mo che facciamo? Perché qui non possiamo buttare il bambino con l'acqua sporca, e però ci serve qualcuno che ci azzecca. E allora hanno fatto subito, correggimi se sbaglio, un bando di gara per il nuovo direttore generale. L'hanno arrestato l'altro, quindi. Quello in rampa di lancio era Paris, l'hanno arrestato. Quindi. 102 domande, ho fatto pure io la domanda. È stato dichiarato inammissibile per mancanza di requisiti. Oh. Pensa, ho capito.
Immagina se stavo io di qua, entrava Gregante, Frigerio, cioè voglio dire, li conoscevo. E come faceva entrare? Per questo mi sono chiesto, dice, cosa è cambiato? È cambiato molto in realtà sotto un certo aspetto, che prima c'era l'indignazione, adesso c'è la rassegnazione e soprattutto quel che più mi dispiace, e di questo do colpa a una certa informazione, che viene fatta passare per guerra fra bande, quelle che è la guerra fra guardie e ladri, queste sono parole di Davigo, non sono parole mie, è vero o no? Cioè viene fatta passare che la colpa di quel che accade, di chi combatte i ladri, non dei ladri che rubano. E quindi è sempre colpa che ci sia qualche magistrato che non fa il proprio dovere, prenditelo con lui. Ma non puoi prenderteli col sistema della giustizia che cerca di applicare le leggi. E soprattutto non puoi non prendere una decisione dopo tanti anni, perché a me quel che più fa arrabbiare, e su questo, caro Piercamillo, io, grazie a Dio, posso dire qualcosa in più di te che ti devi mangiare la lingua, essendo ancora magistrato. Perché c'è una lingua sottile e voi non lo sapete, ma quando facevamo Mani Pulite io ero il braccio e lui era la mente, io ritornavo la sera con un faldone di roba, glielo davo sul tavolo, che hai trovato? Gli dicevo, ma credo una trentina di rate di porcate, dagli un titolo, e quindi se la vedeva lui, e resistevano tutti, dicevano che sono tutti assolti, certo sono tutti assolti, perché non so se vi è chiaro, su questo hanno scritto molto anche loro. Tutta l'inchiesta Mani Pulite si basa soprattutto su un sinallagma. Uno riceve, uno dà, ma non perché uno lo violenta o lo minaccia, perché la micca la induce, glielo mette in tasca, fa in modo che si gira da là, insomma lo induce, si chiamava concussione per induzione. Sicché noi, partendo dal presupposto che era un matrimonio non per amore, ma un matrimonio per interesse, l'inchiesta che abbiamo fatta non l'abbiamo fatta sulla concussione, Piercamillo correggimi, l'abbiamo fatta sul falso in bilancio. Perché? Perché l'imprenditore, piuttosto di portarsi a casa un falso in bilancio, dice, uè, io l'ho dovuto fare perché l'ho dato a quello. Cioè, essendo un matrimonio di interesse, aveva un interesse a raccontare i fatti per essere stati indotti, e il politico aveva interesse a dire, ma no, io me l'ho girato dall'altra parte, a un certo punto ho sentito un rumore in tasca, che roba è? Mamma mia, che sono questi soldi? Abbiamo rotto l'interesse, si chiamava concussione per induzione oppure corruzione. Se la vedevano loro davanti al giudice, ognuno si accusava fra di loro. Cosa ha fatto destra e sinistra? Chissà perché mi viene in mente Berlusconi e Penati. Hanno eliminato i reati di concussione per induzione. Per cui non c'è più interesse a parlare, perché viene pure punito, cornuto e mazziato. Questo è il dato di fatto. Allora a me fa rabbia non il Berlusconi in sé, che se lo conosce lo eviti, ma il Berlusconi che sta entrando dentro le coscienze a tutti i livelli, perché nessuno ne parla, ma l'altro ieri con tutte le slide che ha fatto lì Berlusconi, con tutte quelle slide hanno detto che recuperano 6 miliardi, dico 6 miliardi di euro dalla lotta all'evasione fiscale. Come? Non lo chiamano più condono, spero che tu te lo ricordi e gli dici, lo chiamano in inglese, io che non so manco parlare italiano, un po'. Lo chiamano in inglese, spero che uno dei giornalisti me lo sa dire, gli hanno dato un nome all'inglese, ma è un modo per recuperare i soldi col condono, ancora un'altra volta, voluntary discovery, ah madonna, che scherzi tu, e gli hanno battuto pure le mani, se l'avesse fatto Berlusconi gli facevano un mazzo così. Allora io quello che mi preoccupa è proprio questo sistema dell'informazione che sta deformando tutti e sta facendo credere che la colpa di quel che accade è perché appunto si vogliono a tutti i costi fare le indagini. E questo quel che io non posso condividere. Io faremo alla fine che tu mi produci 6-7 disegni di legge, ha fatto tanti decreti di legge, le cose più stupide che ci siano, più pericolose, più anche inutili, più dannose pure. Mi riferisco per esempio alle riforme sul Senato, mi riferisco per esempio alla storia delle province che l'ha tolta una parte e l'hanno messa l'altra, mi riferisco per esempio al fatto che l'articolo 68 è stato introdotto per i consiglieri regionali che devono andare in Parlamento, e chi più ha più ne ha.
fai un decreto legge con cui dici è ripristinato l'articolo 2621 del codice civile, cioè il falso in bilancio, è ripristinato l'articolo 317, la concussione per induzione, ma ci vuole mica niente. Mi fermo qui che non voglio rubare il tempo, ma per dire che cosa? Lo sanno come fare, questo è il Orlando no, perché lui quindi c'ha un attimo generico, non ci capisce, né lui né Renzi, perché quando Renzi, no, che quando Renzi dice, confonde il periodo feriale con le ferie, con i termini feriali, voglio dire, posso capire lui, ma qualcuno dietro a lui che gli spiega qual è la differenza, ci dovrebbe essere, questo è il concetto di fondo. Ecco, mi fermo qui per dire che cosa? C'è un aggravante in quel che sta accadendo adesso, che viene fatto passare come un nuovo che arriva, come una rivoluzione che arriva. In realtà sta tornando il vecchio, più vecchio di prima, purtroppo che faccio nuova. Peter, con te ci siamo visti a parlare appunto di Tangentopoli prima degli arresti dell'Expo, insomma qualcuno in regione a noi ha detto che l'abbiamo gufata, insomma, perché abbiamo portato a parlare il tema delle, abbiamo parlato di tangenti all'interno del Palazzo della Regione, quindi gli abbiamo portato sfortuna, abbiamo detto ma guardi, noi volevamo semplicemente ricordare che non è un tema, diciamo, passato di moda. Proprio su questo aspetto, noi l'ultima volta avevamo parlato del fatto che una metropolitana in Italia costa cifre sproporzionate rispetto a una metropolitana che costa all'estero, insomma lo avete scritto anche nei vostri libri. Possibile che all'estero le cose funzionino sempre meglio? Possibile che la corruzione dalle altre parti non esista? Possibile che sembra che solo l'Italia abbia questa piaga e non voglia combatterla? Perché la legislazione, come dicevamo, esiste, anche se qualcosa sicuramente va integrata, il falso in bilancio, poi dopo magari parleremo anche dei termini di prescrizione, perché insomma anche questo è un tema secondo noi che va affrontato, però all'aspetto etico, l'aspetto dell'educazione civica, noi l'abbiamo un po' perso, cioè parlare di tangenti oggi sembra che sia insomma un male, è come se scoperchiamo una pentola e parliamo di un tema che nessuno vuole trattare. Ecco. Guarda, non è vero che all'estero non esiste la corruzione è fisiologica in qualsiasi sistema, diciamo che in Italia si arriva spesso a dei livelli inaccettabili e non credo che sia tanto dovuto a un livello etico basso della cittadinanza. Io a questa cosa che gli italiani siano mediamente peggiori rispetto a tutti gli altri non ci credo. Noi siamo un popolo che ha espresso Falcone e Borsellino, che esprime certo i mafiosi, ma esprime un fortissimo movimento antimafia, un popolo che ha saputo reagire tante volte anche al momento del voto, tante volte. Gli italiani non sono così peggio, secondo me, degli altri popoli europei. È vero che hanno un sistema molto più complicato, un sistema politico e un sistema dell'informazione più complicato. Faccio un esempio, qualche esempio concreto, perché sennò non ci arriviamo, con qualche nome e cognome. Insomma, a un certo punto voi vi ricorderete quando viene passato, mi pare, il lodo Alfano, Berlusconi per un giorno nomina ministro un signore che si chiama Brancher. Lo nomina ministro perché grazie al lodo Alfano si bloccava il processo nei confronti di Brancher. Brancher non era un quisque di popolo, era un signore che aveva lavorato per tanto tempo per Berlusconi e che era già stato arrestato, credo, da Di Pietro e da Vigo e dagli altri membri del pool durante l'inchiesta di Mani Pulite. Era stato arrestato, se non sbaglio, per un finanziamento illecito mollato a un ministro, a un portaborse di un ministro, il ministro De Lorenzo. Insieme al finanziamento illecito, questo Brancher aveva un falso in bilancio. Com'è che come non è, questo Brancher sta in carcere, praticamente non parla, alla fine dice sì che l'ha fatto, ma non l'ha fatto per conto di Berlusconi. Poi passano gli anni, si prescrive tutto, gli salta anche il falso in bilancio e nonostante che fosse uno che aveva ammesso di aver dato una mazzetta a un ministro, viene nominato a sua volta ministro nel momento in cui è necessario salvarlo perché è accusato da Fiorani, che era il big boss della Banca Popolare di Lodi, di aver preso degli altri soldi. Allora la domanda è: perché avviene tutto questo? La risposta che uno si dà è
il patrimonio di conoscenze di Brancher era un patrimonio importante per Berlusconi. Era stato al fianco di Berlusconi per tanti anni, aveva detto che i soldi li aveva dati lui e chissà cosa poteva fare. E quindi a quel punto Brancher viene fatto ministro. Grande scandalo, si sveglia anche il presidente che spesso è addormentato. Brancher credo che si dimetta dopo un paio di giorni da ministro, però ricompare in Parlamento dopo una condanna per i soldi che ha ricevuto da Fiorani non più di 15 giorni fa, nel momento in cui si trattava di eleggere i giudici della Corte Costituzionale. Come sapete era tutto bloccato, da una parte il centrosinistra voleva eleggere Violante e dall'altra il centrodestra voleva eleggere Donato Bruno, che come ha scritto il Fatto Quotidiano, e per questo serve la stampa per dare le notizie rispetto alle quali la politica poi può riflettere, in quel momento era persino sotto inchiesta per un'altra vicenda. Quindi non era bellissimo eleggere un giudice della Corte Costituzionale già indagato, anche perché i giudici della Corte Costituzionale, al contrario dei parlamentari, hanno un'immunità assoluta. Per loro vale ancora il vecchio articolo 68 della Costituzione, per cui ci vuole l'autorizzazione a procedere. Se un giudice della Corte Costituzionale finisce sotto inchiesta, non si può fare come per i parlamentari, per cui si vota solo l'arresto. Ci vuole l'ok per andare avanti nell'inchiesta. Per 9 anni, giustamente aggiunge Marco. Perché è importante? Perché a me ha colpito il fatto che Brancher, nel pieno di quella trattativa, nel momento in cui non si riusciva a eleggere Bruno, comparisse in aula, comparisse seduto in Parlamento? Perché Brancher era anche la persona, in quel momento erano molto importanti i voti della Lega, se la Lega avesse votato probabilmente con il centrodestra probabilmente si riusciva ad eleggere questo giudice della Corte Costituzionale. Brancher ha un'altra caratteristica: quando arrestano Fiorani per la questione Anton Venerta, lui non dice solo ho dato dei soldi a Brancher, dice anche ho dato dei soldi a Brancher perché li desse a Calderoli. Calderoli per tutto questo viene archiviato, perché? Perché persino la Cassazione dice non abbiamo dubbi che Fiorani dicesse la verità, però dato che lui dice di averli dati a Brancher e Brancher non ha detto niente, e ovviamente non è giusto che si proceda nei confronti di Calderoli. Nei confronti di Calderoli c'erano tanti elementi che ti facevano venire dei dubbi sui comportamenti della Lega. La Lega a un certo punto fa un voltafaccia, ci sono degli sms addirittura di Calderoli che manda a un braccio destro di Fiorani lamentandosi per il fatto che non avevano dato dei finanziamenti alla moglie. Insomma, io la leggo alla stessa maniera. Avevano cercato di mandare Brancher in Parlamento per ricordare al relatore delle riforme, un personaggio importante della Lega, che c'era uno che non aveva parlato e che poteva parlare, oppure questo secondo me è uno dei problemi che abbiamo vissuto in questi anni. Durante l'inchiesta Mani Pulite, l'ha detto molto meglio di me e di noi Gerardo Colombo in una celebre intervista, i magistrati sono arrivati a scoprire solo un pezzettino piccolo della corruzione, forse il 5% di quello che erano le tangenti che realmente circolavano. Le persone che venivano arrestate o che venivano indagate raccontavano l'episodio per cui erano stati arrestati, poi ne raccontavano altri 2 o 3, ma gli investigatori non è che potevano sapere tutto quello che avevano fatto, e quindi uscivano dall'inchiesta in questa maniera. Ma il patrimonio a quel punto era il loro silenzio, le persone di cui non avevano parlato, gli esterni. In questo modo si è formata, secondo me, un ricatto incrociato all'interno delle classi dirigenti che ha portato a tutte quelle norme di cui parlava Pier Camillo Davigo, che sono state norme che nel corso dei 20 anni hanno fatto sì che il processo penale non funzionasse. La norma più clamorosa è quella, ce ne sono tante, quella la legge ex Cirielli, che ha abbreviato i termini di prescrizione. Oggi, quando col reato di corruzione che si prescrive in 7 anni e mezzo, è quasi impossibile riuscire a condannare un colletto bianco per corruzione. In effetti abbiamo letto che nelle carceri italiane ci sono 11 detenuti in tutto su quasi 60.000 per corruzione. Capite che siamo considerati il secondo paese più corrotto d'Europa, diciamo che in Italia funziona una giustizia per i poveri e una per i ricchi. Questo hanno fatto in questi anni. In tutto questo c'è una complicità
voluta o non voluta, grossa da parte dei mezzi di informazione. I mezzi di informazione in Italia, i giornali, la maggior parte dei giornali, non il Fatto Quotidiano, ma la maggior parte dei giornali, hanno degli editori che non hanno come interesse principale quello di vendere tanti giornali, raccogliere tanta pubblicità, fare un sacco di soldi in un bel sistema capitalistico. Io sono più bravo, vendo più giornali e divento ricchissimo. Quasi tutti gli editori italiani hanno degli altri interessi principali. Caltagirone, che edita Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, ha come interesse principale quello di costruire. E per questo, per di rapportarsi con le pubbliche amministrazioni che devono dare l'ok a costruire. Caltagirone tanti anni fa tentò di assumermi quando era ancora editore del Tempo. Io andai a parlare col direttore, che era stato un vice direttore del giornale quando lavoravamo io e Marco, e dopo quell'incontro lui mi portò a incontrare l'editore. Io rimasi molto sorpreso, ero molto giovane, ero disoccupato, mi aveva chiuso la voce. Lui mi fa questo incontro Caltagirone, un incontro per un'ora, e lui mi fa l'elogio di Andreotti, eccetera, e poi capisco perché voleva me. Perché voleva me? Perché lui in quel momento era indagato presso la Procura di Milano, e lui pensava, non me l'aveva detto, ma come si diceva, basta, ci si capisce, dice: prendo questo che forse ha dei buoni rapporti con i PM, chissà mai che non mi possa servire. Io ci ho pensato tutta la notte, ero disoccupato, mi avrebbe fatto comodo. Il giorno dopo invento una balla e dico: guardi, ho avuto un'offerta da un altro giornale, sono costretto a malincuore a rinunciare. Poi per fortuna l'offerta è arrivata e non sono morto di fame. Allora, faccio un esempio che sia più chiaro. Angelucci, che è l'editore di Libero, uno dei quali è stato condannato, credo, per tangenti proprio, o è sotto inchiesta per tangenti, sì, è stato condannato per Raffaele Fitto, con Raffaele Fitto ha ragione Marco. Angelucci erano proprietari di due giornali fino a qualche anno fa, di due giornali diversi, Libero di destra e Riformista di sinistra. Perché? Perché le regioni sono di destra e di sinistra, e quindi avevano bisogno di un giornale di destra e uno di sinistra per rapportarsi con le diverse amministrazioni, che dovevano dare le concessioni, l'autorizzazione all'autorizzazione ad apparentarsi con le cliniche private, che è il loro core business. E lo stesso principio vale per quasi tutti gli editori, se non tutti. A un certo punto c'è stato un interesse comune da parte di tutti gli editori dei giornali e della grande stampa, che di riffa o di raffa entravano nella vicenda, o di perché direttamente indagati, o perché, visto che questo era il sistema, erano indagabili perché sapevano cosa avevano fatto, basta prendere l'elenco per vedere di che sono. Per cui c'è stata una sorta di passaparola nei giornali, che è passato attraverso la scelta dei direttori. I direttori sono, secondo la legge, gli unici che devono avere il rapporto col direttore con l'editore per garantire l'autonomia della redazione, e ci si è a poco accodati in questo senso. Ora, dato che uno dei principi cardine di ogni democrazia è stato enunciato tanti anni fa da un conservatore che si chiamava Luigi Einaudi, ed è il principio secondo cui bisogna conoscere per deliberare, per tanti anni agli italiani è stato impedito di conoscere, o si è confusa molto la mente. E quindi legittimamente anche brave persone si sono convinte di cose che vere non erano. Beh, sulla necessità di un'informazione più corretta credo che il Movimento 5 Stelle si sia sempre fatto sentire. Non più tardi di oggi noi abbiamo avuto una piccola litigata con Repubblica per un articolo dove lasciano e concedono la possibilità alla politica di raccontare anche delle balle, legittimandole e trasformandole comunque in cose vere. Però, tornando a noi, Marco, quando abbiamo attaccato noi nel nostro palazzo al Pirellone, insomma, i cartelli di questo convegno sono arrivati e si fanno: no, ma Buffagni, ma cosa fate? L'incontro tra giustizialisti. Noi abbiamo detto: ma guarda, per la verità noi vogliamo parlare di corruzione perché è un tema dimenticato. Noi, tra l'altro, personalmente sono anche un garantista, ma non vuol dire che siamo per l'impunità, che è un concetto diverso. Noi ci siamo trovati in questa società nella quale parlare di tangenti è più grave che intascarle.
Cioè, secondo te, perché siamo arrivati a questo punto e cosa si può fare per riuscire a cambiare pagina su questo tema? Perché in fin dei conti gioverebbe a tutti, in teoria. Ma intanto, oltre a ringraziare per l'invito, mi veniva in mente una cosa. In questi anni, con Peter, con Di Pietro, con Davigo, siamo stati una specie di compagnia di giro. Non so quanti incontri abbiamo fatto sulla corruzione. Da un paio d'anni a me non è più capitato di essere invitato a incontri per la corruzione, sulla corruzione. Non so se se ne facciano ancora. Certamente se ne fanno molti di meno rispetto a qualche anno fa. È vero che molti incontri sulla corruzione li organizzava il partito di Di Pietro, quindi mi felicito con i 5 Stelle perché organizzano incontri sulla corruzione. Penso che se spendessero tutto il tempo che se i 5 Stelle spendessero tutto il tempo che passano a parlare di espulsioni, a parlare di corruzione, secondo me guadagnerebbero anche dei voti. Cioè, espelleteli tutti insieme in un giorno e poi facciamola finita con queste espulsioni. Ma al di là di questa battuta, perché non c'è più voglia di parlare di corruzione? Perché viviamo un periodo che definirei di ottimismo obbligatorio. C'è un personaggio di Antonio Albanese che è l'ottimista obbligato, che è meraviglioso, è uno che sorride sempre, saltella, deve sempre sprizzare entusiasmo e ottimismo da tutti i pori, dire che va tutto bene, che è felicissimo, che sta benissimo. Poi intanto si intristisce, ma poi si deve subito riprendere perché è obbligato a essere ottimista. Ecco, noi viviamo un periodo di questo genere, quindi parole come corruzione, tangenti, eccetera, non devono essere neppure nominate, perché ovviamente, dato che siamo nel periodo dove tutto sta andando benissimo, dove tutto andrà benissimo, dove sta per arrivare, anzi è già in pratica arrivato il regno di Saturno, queste sono viste come delle azioni di disturbo, delle gufate. Noi dopo 20 anni di accuse di giustizialismo adesso siamo gufi, nel senso che noi parliamo di tangenti soltanto per rovinare l'ottimismo generale e per guastare questo clima meraviglioso che si respira anche nella società. Chiunque entri nei bar, nelle metropoli, vede tutta gente felicissima, ricchi sfondati, ci sono 800.000 persone che hanno trovato un posto di lavoro da ieri a oggi, da quando il ministro lo ha annunciato in televisione. Quindi parlare di queste cose è considerato sconveniente, e questo secondo me può spiegare per quale ragione abbiamo parlato per tanti anni di corruzione mentre adesso se ne parla pochissimo. Vorrei partire da un fatto. Io, dato che non ho niente contro Renzi, nel senso che a me non mi ha fatto assolutamente niente, non mi ha fregato fidanzate, non mi ha pestato i piedi, non mi ha derubato, credo che non rubi, tra l'altro, quindi non può essere trattato come Berlusconi o come i tangentari, perché non credo che sia un tangentaro, anche per la giovane età, probabilmente ancora per mancanza di opportunità. Non credo che possa essere affrontato da quel punto di vista lì. Quando è andato al governo, credo che fosse addirittura sincero quando pensava di poter applicare la sua ricetta di cure da cavallo alla giustizia, nominando un ministro che secondo me avrebbe veramente fatto delle cose importanti. Lui salì al Quirinale con il nome di Nicola Gratteri nella casella del Ministero della Giustizia. Appena Napolitano ha visto quel nome, gli si sono rizzati i capelli che non ha, cioè gli sono cresciuti apposta per potergli rizzare i capelli, e ha immediatamente depennato quell'unico nome, è l'unico nome della lista dei ministri di Renzi che è stato depennato, e gli ha detto: c'è una regola non scritta che impedisce ai magistrati di fare i ministri della giustizia. Purtroppo non c'è una regola non scritta che impedisca ai delinquenti di fare i ministri della giustizia, infatti ne abbiamo avuto un'ampia rappresentanza in questi anni. Ma
Ma non è vero che ci sia questa regola non scritta, perché ci sono almeno due casi di magistrati che hanno fatto i ministri della giustizia, uno si chiamava Mancuso e l'altro si chiama Nitto Palma. Quindi è proprio falso. Allora uno si deve domandare, dice, ma per quale motivo questo giovane premier che voleva cambiare la giustizia, che aveva anche azzeccato un ministro, perché in quella lista qualche nome decente, due o tre c'erano, e il più assolutamente decente era Gratteri. Che cos'è la vera regola non scritta che gli ha tirato fuori Napolitano, passandogli le consegne del passato affinché lui non si azzardasse a modificarlo, nemmeno per scherzo? È che noi un ministro della giustizia che veramente faccia funzionare la giustizia non ce lo possiamo permettere, perché questo è un paese che le cui classi dirigenti non possono permettersi un sistema giudiziario che funzioni. Non è che il sistema giudiziario non funziona per caso, per una maledizione del cielo, per una sfortunata congiunzione astrale o per una maledizione atmosferica. No, non deve funzionare e quindi non viene lasciato funzionare. Le leggi di cui parlavano prima Davigo, Peter e Di Pietro non sono state fatte per sbaglio, sono state fatte apposta. Non è che si sbagliano, dicono dopo 20 anni di berlusconismo finalmente si può fare la riforma della giustizia, perché prima la presenza di Berlusconi impediva che si facesse. Io ho contato in questi 22 anni 122 leggi in materia di giustizia varate dal Parlamento italiano, non è vero niente che non si sono fatte, e ogni riforma della giustizia, Renzi è innamorato dell'idea che lui fa delle cose che gli altri non hanno mai fatto, non è vero niente, arriva sempre ultimo, anche se crede di arrivare primo. Le leggi le hanno fatte, e tutte le leggi che hanno fatto venivano presentate alla gente come le leggi che avrebbero risolto il problema della giustizia, e cioè della lentezza dei processi e della incertezza e della certezza della pena. Scusate, il problema dell'incertezza della pena e della lunghezza dei processi, e quindi avremmo avuto certezza della pena e rapidità nei processi. Risultato, i processi duravano sempre un po' di più dopo che venivano approvate quelle leggi, e la certezza era, e la pena era sempre un po' più incerta, o meglio, era sempre più certa l'impunità. Adesso, dopo 22 anni di leggi fatte apposta per non far funzionare i processi o per salvare Berlusconi, si è cambiato anche il modo di farle le leggi e di presentarle, ecco perché rispondo con questo alla domanda sull'informazione. Adesso Renzi non può fare una legge dicendo io voglio impedire che facciano le intercettazioni, perché lo sa benissimo che la gente si incazza. Se Dio vuole, a qualcosa siamo serviti in questi anni. Se Dio vuole, è passata nella gente l'idea che più intercettazioni si fanno, ovviamente sulle persone giuste, e più reati si scoprono. Quindi lo sanno tutti che se dovesse mai limitare il potere di intercettare dei magistrati, la gente si sentirebbe meno sicura. Non può fare delle leggi dichiaratamente contro la giustizia, come faceva Berlusconi. E allora qual è il trucco? Lui fa delle leggi che si presentano benissimo, benissimo infiocchettate, benissimo confezionate, slide meravigliose, luminosissime, con dei pesciolini rossi, con dei disegnini, eccetera. Poi le va a presentare dalla D'Urso, dice i soldini li mettiamo nelle taschine, sembrava la Melevisione, non il Presidente del Consiglio. Quindi fa dei pacchetti meravigliosi nei quali c'è scritto piccolo, comprensibile da pochissimi addetti ai lavori, che non vengono nemmeno filati in televisione perché sono tecnici, perché per spiegarti il trucco devono usare degli argomenti talmente tecnici che tu ti annoi, giri canale, guardi la fiction della suora, ti guardi Zelig, insomma non può resistere nessuno a sentirsi spiegare l'autoriciclaggio o a sentirsi spiegare il voto di scambio o a sentirsi spiegare la riforma della giustizia. L'importante è confezionarla bene, partire con un bello slogan, far credere alla gente che si sta procedendo a tappe forzate verso la grande riforma che nessuno ha mai osato fare, e poi dentro
Immaginate una Ferrari che è stata progettata per schiantarsi al 20° chilometro, no? Ma come fai a notare che c'è un microscopico componente elettronico che ti garantisce che al 20° chilometro la Ferrari si schianta? Intanto quando parte tutti fanno i complimenti a chi l'ha progettata, eccetera. Quando si schianterà al 20° chilometro si dirà, vabbè, un guasto può sempre capitare. E chi ci garantisce che il conducente non fosse ubriaco, non fosse un incapace? Chi andrà mai a accusare colui che ha progettato quel prodigio della tecnica e della tecnologia? Ecco, questo è il sistema Renzi. Per cui noi viviamo tra leggi fatte da gente che non sa quello che sta facendo, giustamente ha ragione Di Pietro, insomma basta guardarlo in faccia al ministro Orlando per capire che non sa letteralmente quello che si dice e quello che si fa. Poi ci sono le leggi, che invece vengono fatte da chi sa benissimo quello che sta facendo, ma ha un modo nuovo, inedito, accattivante per indorarci la pillola e per presentarcele come le migliori leggi possibili. Allora, io non ve la faccio tanto lunga, le leggi fatte da gente che non sa quello che fa sono la cosiddetta riforma della giustizia di cui conosciamo al momento un decreto che è quello sulle ferie dei magistrati, un decreto che è quello sulla giustizia civile e poi 10 titoli che corrispondono alle linee guida presentate alla fine di agosto e mai tradotte in provvedimenti immediatamente operativi. Infatti sono dei disegni di legge che vengono buttati in Parlamento affinché vengano lì insabbiati con il solito giochino che l'UDC non è d'accordo e poi i montiani hanno delle obiezioni. Insomma, l'unico modo di legiferare che ha questo governo e anche i suoi due precedenti è il decreto, quindi quelle serie, quelle che vanno in vigore sono i decreti. Poi ci sono le linee guida. Allora, sulla giustizia civile voi sapete che per fare i processi civili più in fretta hanno scritto che nel decreto che i processi civili devono essere più veloci. Che se uno ci avesse pensato prima che era così semplice, no, l'avrebbe fatto, no? Se bastasse fare un decreto per dire fate in fretta e i processi si facessero più in fretta sarebbe facilissimo, no? Sarebbe meraviglioso. Naturalmente ci accorgeremo fra qualche anno, al 20° chilometro, che non bastava scrivere che i processi devono durare un anno per farli durare un anno, bisogna rimuovere le cause per le quali durano 8 anni. Non basta scrivere in un punto 2 giustizia civile dimezzamento dell'arretrato. Perché l'arretrato non evapora per il 50% perché c'è scritto in un decreto. Bisogna fare in modo che le cause che producono tanto arretrato vengano cancellate, vengano rimosse. Davigo mi ha dato una bellissima intervista per il Fatto Quotidiano dove spiegava le ragioni e quindi i sistemi per cancellare le cause. Basta andare a valle e dire dimezziamolo, basta, ce n'è troppo. Anche perché poi bisogna capire quali evaporano. Se li dimezziamo sti arretrati, chi ha culo la sua causa rimane su e chi ha sfiga la sua causa evapora, cioè come le scegli le cause che non si fanno più? È un'assurdità, però intanto dice cazzo, però hai visto, questo è appena arrivato, dimezza l'arretrato, il processo civile in un anno, meraviglioso. Quanto ci vuole per scoprire che è una bufala? Ci vuole almeno un anno. E intanto andremo alle elezioni con milioni di persone illuse del fatto che entro un anno, con decorrenza 30 agosto 2015, arretrato dimezzato e processi finiti. Bene, questi erano i decreti, poi c'è quello delle ferie dei magistrati, lo ricordava Di Pietro, il ministro Orlando e Renzi. Renzi è pure laureato in giurisprudenza, credo alla scuola Radio Elettra per corrispondenza, ma non hanno ancora capito la differenza che c'è fra la sospensione feriale dei termini d'estate, che vale per gli avvocati per fargli fare le ferie, non per i magistrati che invece non hanno alcuna sospensione di termini, e le ferie dei magistrati,
che durano lo stesso periodo e di solito si sovrappongono, ma sono due cose completamente diverse. Il magistrato non ha le ferie nette, le ferie di 45 giorni del magistrato sono lorde, perché i primi 10-15 giorni di solito il giudice li spende a scrivere le sentenze i cui dispositivi ha emesso negli ultimi giorni prima di andare in ferie. Adesso se gliele portano a 30 giorni netti anziché a 45 lordi, col cavolo che usa una parte dei 30 giorni netti per scriversi le motivazioni, che cosa farà? Gli ultimi 10-15 giorni di lavoro non emetterà più sentenze e si scriverà le motivazioni di quelle che ha emesso nei giorni precedenti. Quindi sarà esattamente la stessa cosa, però Renzi farà la figurona di quello che ha ridotto le ferie dei magistrati, facendo credere ai cittadini in un'apposita slide che se la giustizia è lenta è perché i magistrati non lavorano. Palla colossale, perché le classifiche OCSE dicono che i magistrati italiani sono i più produttivi dei paesi OCSE, però tanto chi se le va a leggere le classifiche dell'OCSE? Tutti vedono le slide perché le TV e i giornali e la D'Urso sono lì apposta. Per il resto ci sono i titoli delle linee guida che tutti credono che siano già diventate legge, ma vi assicuro che sono titoli di linee guida, sono supercazzole, tanto per essere chiari. Corsia preferenziali per le imprese e le famiglie, questo l'aveva già fatto il governo Monti. Cioè che lui si appropria anche come il paguro Bernardo delle case degli altri, cioè lui praticamente si appropria anche di quelle quattro cazzate che avevano fatto gli altri governi. Fatto io, è la prima volta che si fa, non è vero niente, hanno già fatto gli altri. CSM, più carriera per merito e non grazie alla appartenenza. Siamo d'accordo, ma non ha fatto niente, non è vero, non c'è. CSM, chi giudica non nomina, chi nomina non giudica. Me coglioni, dicono a Roma. Cos'è uno scioglilingua? Tutte cazzate, non ha fatto niente. È lì un bel titolo che suonava bene. Sopra la panca la capra campa. Poteva scrivere la stessa cosa. Responsabilità civile dei magistrati sul modello europeo, non sa neanche cos'è il modello europeo. Ci sono dei paesi europei dove i magistrati non rispondono di niente, neanche se fanno le vaccate più pazze. In Inghilterra non rispondono di niente, per esempio, modello europeo. Riforma del disciplinare delle magistrature speciali, amministrativa e contabile, cioè vuole decidere lui i procedimenti disciplinari dei TAR. No, immaginate i tribunali amministrativi e contabili che rispondono anche per il disciplinare al Presidente del Consiglio, ma se devono controllare le illegittimità dei governi nazionali e locali o le spese folli dei governi nazionali e locali, come fanno a dover dipendere disciplinarmente dal Presidente del Consiglio? E lui tra l'altro c'è pure un procedimento contabile in secondo grado a Firenze. Norme contro la criminalità economica, falso in bilancio, autoriciclaggio, poi vediamo. Accelerazione del processo penale, no? Gli dà un giro di chiave. Ma cosa vuol dire accelerazione del processo penale? Riforma della prescrizione, mai vista. Intercettazioni, diritto all'informazione e tutela della privacy. La legge della privacy c'è dal 1996, non c'è bisogno di fare nessuna nuova legge della privacy. Poi, dato che eravamo arrivati al punto 11, informatizzazione integrale del sistema giudiziario, io ricevo ancora sentenze scritte a mano, però comunque lui ha informatizzato tutto. Punto 12, dato che 11 era, non faceva cifra tonda, no? E lui voleva fare o 10 o 12, era rimasto sto 11, dice: cosa ci mettiamo per fare 12? Poteva mettere, non so, tinteggiatura delle aule, sostituzione degli infissi, le tende, cambiare colore alle tende, invece ha scritto riqualificazione del personale amministrativo, ma così, tanto per, invece di palchettare le aule, no? Riqualificazione del personale, non vuol dire niente, però comunque suona bene, riqualificano. Poi queste sono quelle di chi non sa quello che fa, poi ci sono quelle di chi sa quello che fa, e noi ne abbiamo viste tre. Una è la Severino. La Severino è fantastica perché si chiama anticorruzione ed è riuscita a fare in modo che non si punisca più la concussione. Guardate che ci voleva dello studio per mettere in una legge chiamata anticorruzione delle norme che rendono impossibile punire la concussione. Per fortuna c'è stata la sentenza Berlusconi,
Berlusconi serve appunto a segnalare le mostruosità del paese, e quindi è utile, il processo Ruby è utile perché abbiamo capito a cosa serviva la legge anticorruzione, a non far più punire né Berlusconi né Penati. Infatti l'hanno votata sia il centrodestra sia il Partito Democratico. Che cosa hanno fatto? La concussione era così bella perché non c'era bisogno nemmeno di dimostrare se il concussore aveva minacciato o violentato la sua vittima che gli aveva pagato la tangente o gli aveva fatto un favore in debito, oppure se l'aveva soltanto indotta con una strizzatina d'occhio, con una gomitata o cosa. La prima era la costrizione, la seconda era l'induzione, si chiamava tutta concussione e finita lì. Cosa fa la Severino? Prende la più ricorrente, cioè l'induzione. Nessuno va a menare un altro perché gli dia una tangente. Di solito, come diceva Di Pietro, sostanzialmente trovano subito l'accordo, basta un'occhiata. A te conviene pagarmi la tangente perché ti do l'appalto, a me conviene darti l'appalto perché tu mi paghi la tangente, e quindi è perfetto. Oppure, io sono il Presidente del Consiglio, te sei un funzionario della Questura. Cioè, c'è bisogno che aggiunga altro? Ruby viene rilasciata nelle mani della Minetti, che la dà una mignotta che se la tiene in casa per salvarla dalla prostituzione. Cioè, ti devo spiegare tutto al telefono, sono pure a un vertice internazionale, ci siamo capiti, no? C'è bisogno che ti punti la pistola al telefono. Ecco, l'altro ha capito. Rilasciata, perfetto. C'è costrizione, c'è minaccia, c'è violenza? No, si chiama induzione. L'hanno scritto i giudici che l'hanno assolto. È stato indotto. Lo Stuni è stato indotto. Era servile, era succube, timore reverenziale. È ovvio, ti chiama il Presidente del Consiglio, te dipendi dal governo, ti mandano in un nuraghe a perlustrare dalla mattina alla sera, oppure ti lasciano lì. Non c'era nessuna minaccia. Non c'era nemmeno il rischio, un pericolo, cosa. Ci siamo capiti. Questa roba qua, che è la più frequente nella pubblica amministrazione, per essere pulita adesso con la legge Severino, bisogna dimostrare che l'indotto, cioè lo Stuni, ha ricevuto un vantaggio in debito. Ma quale vantaggio in debito ha ricevuto lo Stuni nel rilasciare Ruby? Che è un vantaggio in debito quello di restare al suo posto invece di essere mandato in un nuraghe? Assolutamente no, non è un vantaggio in debito. Quindi non ha commesso il reato quello che l'ha indotto a fare una cosa che non avrebbe dovuto fare. Ma vi pare normale che una cosa che prima era così semplice, adesso quello che induce per essere punito deve aver procurato un vantaggio in debito a quello che lui ha indotto? Questo c'era scritto nelle righe della Severino in corpo 2, in modo che nessuno le leggesse. L'abbiamo scoperto adesso, e intanto la Severino ha fatto un figurone, perché passerà alla storia come quella che ha fatto la legge anticorruzione. Poi hanno fatto la legge sul voto di scambio politico-mafioso. Io ho visto l'apicerno in studio da, mi scuso per il termine, in studio da Santoro, che diceva che i 5 Stelle dovevano vergognarsi di non aver votato la legge sul voto di scambio, il Fatto Quotidiano doveva vergognarsi di non averla sostenuta, perché era una legge che stroncava il voto di scambio, mentre quella prima aveva un buco grosso così, perché puniva soltanto chi scambiava il voto con il mafioso in cambio di denaro. Voi sapete che nessun mafioso chiede soldi in cambio di voti, perché ha più soldi dei politici il mafioso, quindi non vuole i soldi, vuole favori dal politico una volta che l'ha fatto eleggere. Mancava l'altra utilità, adesso ce l'hanno messa e quindi sembrava tutto bene. Ma sempre in corpo 2, aprendo il pacchetto meraviglioso, si è scoperto il pacco. E come lo si è scoperto? Da una sentenza della Cassazione. C'era un processo all'unico deficiente che aveva scambiato soldi in cambio di voti con un mafioso, era uno dell'UDC, un certo Antinoro, poveretto, si era presentato con una busta di 5.000 euro, l'altro gli aveva dato i voti, gli aveva anche telefonato il giorno prima delle elezioni, tutto a posto, questo ha preso 150.000 voti, che manco Cuffaro ai tempi d'oro. L'hanno beccato per la busta, l'hanno beccato per la telefonata, ci mancava solo il selfie dei due che si mettevano d'accordo, l'ideale per un processo, condannato in primo grado con la vecchia legge col buco, condannato in appello con la vecchia legge col buco, arriva in Cassazione, annullata la condanna.
Perché? Perché il trucchetto in corpo 2 dice che per esserci voto di scambio per denaro o altra utilità, bisogna che il mafioso abbia precisato al politico al momento dello scambio: bada che io ti procurerò i voti avvalendomi del potere intimidatorio proprio dell'organizzazione criminale. Secondo voi questa roba l'hanno scritta perché si sono sbagliati o l'hanno scritta perché sanno che non succederà mai che in un processo si riesca a dimostrare che il boss è così coglione da dire come procurerà i voti al politico? Gli dice ti procuro i voti e poi ci penso io. E poi quando glieli procura non si avvale affatto del potere intimidatorio. Perché? Perché il boss non ha bisogno di intimidire nessuno. Basta che dica votate per questo qua. Lo sanno tutti che è un boss e lo sanno tutti che devono votare come gli dice lui. Ti dà un santino, non ti dice nemmeno una parola, ti dà il santino. Ah, fine. Hanno trovato il modo di far la bella figura di quelli che fanno la legge sul voto di scambio e di fare in modo che mai più un politico e un mafioso vengano condannati per voto di scambio. L'ha saputo qualcuno. Ecco perché io sto pensando se vale la pena di privare i telespettatori di quel piccolo spazio durante la trasmissione di Santoro, perché io ho avuto la libertà e la possibilità, grazie a Santoro, di raccontare questa storia che è complicatissima, che certamente non è che sia proprio arrapante, è molto più arrapante Zelig, però se qualcuno l'ha saputa è grazie a quella trasmissione lì. E vi dico l'ultima e poi mi taccio: l'autoriciclaggio è noiosissimo. Già la parola autoriciclaggio, uno dice non è che sono le 11:30, l'autoriciclaggio, no? Di là c'è la suora, c'è Zelig, c'è X Factor, c'è, si ride, no? Autoriciclaggio alle 11:30. Ecco, l'autoriciclaggio l'hanno scritto perché la Svizzera ci sta premendo per darci dei miliardi, è una cosa meravigliosa. La Svizzera sta litigando con l'Italia perché dice siamo qui pieni di soldi, dobbiamo darveli, non li possiamo più tenere perché abbiamo sospetto che facciano schifo, che siano sporchi. Li volete prendere o non li volete prendere? Se noi non li prendiamo, ovviamente chi li ha tenuti lì li sposta. E se non c'è la legge sull'autoriciclaggio, chi li sposta non commette reato e chi li aiuta a spostarli non commette reato. Quindi li spostano. Per prenderli quei miliardi dobbiamo prenderli, ma un attimo prima fare la legge sull'autoriciclaggio per essere sicuri che chi li tiene lì non li sposti ma li porti in Italia, perché se no lo rovinano col nuovo reato. Hanno fatto il nuovo reato e è meraviglioso, l'autoriciclaggio, tornano i soldi, la voluntary disclosure, una parola meravigliosa, la scoperta volontaria dei soldi, magnifico, no? Il problema è che poi ci hanno aggiunto che non è punibile nel caso in cui uno autoricicli il provento dei suoi delitti a scopo di godimento personale. Quindi se uno va a rubare o evade o fa il racket o fa un delitto qualsiasi per fare soldi, poi li porta in Svizzera e poi se li nasconde e quindi li autoricicla per proprio godimento personale, non è punibile. Se invece gli viene la crisi mistica, mentre va a ritirare questi soldi decide di devolverli in beneficenza a Emergency o alla Caritas, è reato, lo massacrano. Perché? Perché è per il godimento dei poveri della Caritas o per i malati di Emergency, e quindi lì è un reato gravissimo. Se invece lo fa per il suo godimento non è reato. Ma quella roba lì perché l'hanno aggiunta? Per la ragione che vi dicevo prima, perché il nostro sistema non può permettersi una giustizia che funziona e punisca i reati dei colletti bianchi e dei rappresentanti della classe dirigente. Quindi continuiamo a fare le manifestazioni contro gli immigrati, che quelli sì che commettono dei reati pericolosi.
Beh, allora io partirei su rispondendo a un passaggio. 5 Stelle spendono del tempo a parlare di corruzione, credo che questa sia la dimostrazione. Le espulsioni, per l'amor del cielo, se non facessero tutta questa notizia perché sono dei 5 Stelle, probabilmente non se ne accorgerebbe nessuno. Quindi evidentemente abbiamo anche questa lotta contro però l'informazione. Però stanno diventando un po' tantine, secondo me. Però. No, ma io mi sto prendendo il rischio di quello che dico, spero di non essere tra i prossimi, però voglio dire... No, per l'amor del cielo, però credo che oggettivamente noi un sacco di proposte le facciamo, anche su questa lotta all'autoriciclaggio noi ci siamo schierati palesemente per intervenire. No, ma scusa, non ti voglio interrompere, ma io non ho detto che non fate proposte, dico martellarle dappertutto, mentre, cioè anche, ma io poi l'ho scritto quindi lo sai, certo. Io manderei un po' di gente al TG1 invece di costringere il TG1 a far vedere l'home page del blog di Grillo, perché... Uno bravo che sa parlare al TG1 secondo me ci farebbe anche buona figura. E dato che sono obbligati per la par condicio a dar la parola a tutti, allora no, da Santoro non ci vengono, e noi li invitiamo ma non ci vengono, è una scelta che io rispetto, però non ci vengono. No, assolutamente, anche perché mi mette in difficoltà questa discussione, quindi per ovvi motivi. Sta di fatto che oggettivamente noi di proposte ne presentiamo parecchie, oggettivamente non riusciamo mai a avere lo spazio, indipendentemente dal TG1 sì, TG1 no, perché ogni volta noi passiamo, e lo vediamo anche su base regionale, non abbiamo bisogno di andare a massimi sistemi, noi siamo nell'angolino. Posso testimoniare che i vostri in commissione finanze, per esempio, quando ci hanno dato notizie sull'autoriciclaggio e sulle porcate, noi le abbiamo ampiamente riferite sul Fatto Quotidiano, insieme a Repubblica. Il Fatto è il giornale che si è più occupato di autoriciclaggio, quindi non sto dicendo che non lavorano, sto dicendo che secondo me c'è un deficit di comunicazione, ecco, assolutamente. Ma anche perché poi lo sai che i giornali preferiscono parlare di espulsioni che di autoriciclaggio, questo lo sappiamo. No, assolutamente, però da quello che è stato detto, noi vediamo un futuro, insomma, a tinte un po' fosche, mettiamola così, un po' difficile. Quindi credo che questo momento debba servire anche per provare a guardare al di là e provare a guardare quale può essere una strada da percorrere. Io politicamente dico anche per puntare a un governo a 5 Stelle, però qui in questo momento mi piacerebbe parlare di proposte. Prima il giudice, abbiamo saputo che sta lavorando su un'intervista, insomma, sulle proposte con il Fatto Quotidiano in merito alle proposte sulla giustizia. No, è già uscita. È già uscita, non già roviniamo. Uscita. No, lui sta lavorando insieme a Gratteri per le proposte. Quindi ecco, magari io non so, giudice, ci dia una mano a guardare il futuro in maniera un po' migliore. Insomma, ci piacerebbe condividere insieme qualche proposta per tornare a casa con qualcosa di concreto, perché oggettivamente se le persone sono qua non sono interessate a X Factor, sono interessate a discutere della lotta alla corruzione, sono interessate a discutere per come cambiare l'Italia, diciamocelo. Noi ci crediamo, e quindi se abbiamo invitato voi anche perché abbiamo voglia di confrontarci, per parlare di contenuti, perché noi siamo dei portavoce ma abbiamo bisogno di interlocutori con i quali confrontarci per avere i contenuti, perché altrimenti se no rimaniamo dei portavoce e non è sufficiente. Ma anche qui nel 1994 avevamo preparato il cosiddetto progetto Cernobbio, che prevedeva la riscrizione delle norme per i reati contro pubblica amministrazione, corruzione eccetera, che è rimasta lettera morta, salvo qualche norma che hanno poi ripreso quando hanno dovuto ratificare dopo 13 anni la Convenzione Penale sulla Corruzione del Consiglio d'Europa. Secondo me quella roba lì, che allora andava benissimo, adesso non basta più. Ci vogliono misure straordinarie. La misura straordinaria è più semplice, più facile, perché il problema principale della corruzione è scoprirla. È un reato a cifra nera elevata, cioè che non viene denunciato mai. È il test di integrità. Io negli Stati Uniti mi sono sentito fare questa osservazione, dice: ma voi in Italia fate le indagini sulla corruzione? E dico: sì, cerchiamo di farle. Dice: no, ma siete matti, è troppo difficile. E dico: perché voi li lasciate rubare? Dice: no, noi facciamo il test di integrità. Subito dopo le elezioni mandiamo degli agenti di polizia sotto copertura a offrire denaro agli eletti, quelli che lo prendono vengono arrestati. Terapia shock. Aspetta, che hai già finito? No, c'è, basterebbe. Basterebbe, perché nel giro di 3 legislature probabilmente ripuliremmo la classe politica. Alla quarta però aspettano i primi 6 mesi.
Ci sarebbe un problema di edilizia penitenziaria, ma quello c'è già, quindi insomma in qualche maniera si risolverebbe. Insomma, la questione è questa qui. Se si vuole fare sul serio, ci sono decine di esempi internazionali. Hong Kong ha spazzato via la corruzione quando era ancora colonia britannica in pochi anni, Singapore lo stesso. La Gran Bretagna del Settecento aveva tassi di corruzione altissimi. C'era un signore, Buckingham, che era così ladro, che ha costruito un palazzo così bello che poi se l'è comprato il re, ed è Buckingham Palace, dove c'è, dove abita la regina. Quindi ci sono sistemi facilissimi per cancellare la corruzione, basta volere. Certo, finché il sistema di cooptazione si basa, come ha detto molto bene Gomez, sul silenzio che uno ha garantito, si va avanti così. Guardate, ogni tanto fanno le commissioni parlamentari d'inchiesta, che sono una cosa a metà tra il cabaret e l'inutilità. Vi ricordate quando ci fu la questione di Telecom Serbia? Io non so se siano state pagate tangenti o meno per Telecom Serbia, può darsi sì, può darsi di no, non lo so. Però trovarono un superteste, Igor Marini, che diceva di sapere delle cose tremende. Parlò di nomi altisonanti, indicati con appellativi che animali che li identificavano immediatamente. Io lessi queste cose sul giornale e mi colpì un dato. Igor Marini scaricava la frutta all'ortomercato di Brescia. Ho pensato, se questo sapesse un decimo delle cose che dice di sapere, minimo era presidente dell'ortomercato di Brescia, più probabilmente deputato senatore, forse ministro. Siccome fa lo scaricatore di frutta, non sa niente, perché non è possibile che uno sappia queste cose, stia lì a scaricare la frutta e nessuno lo chiami, dice vieni, vieni che ti garantisco io un futuro politico. Ci hanno impiegato un anno circa per accorgersi che diceva un sacco di stupidaggini, con delle cose anche esilaranti. Questo qui aveva avuto una separazione coniugale e sua moglie ha dichiarato: io ero rimasta molto turbata da questa vicenda della separazione perché mi ero sentita presa in giro da quest'uomo, poi ho scoperto che ha preso in giro 60 milioni di italiani, sono in buona compagnia e un pochettino mi è rientrata il turbamento. Ecco, anche lì... quanto ci voleva a rendersi conto che questo diceva stupidaggini? Ma diceva stupidaggini per un sistema che loro conoscono benissimo. Questa è la questione. Adesso io non voglio discutere dei processi in corso, ma ci siamo dimenticati tutti che Frigerio, da condannato, sia pure non definitivo, è stato rieletto in Parlamento. Ed è stato arrestato il giorno dell'insediamento del nuovo Parlamento perché le sentenze erano divenute irrevocabili. Dopodiché è stato affidato al servizio sociale, l'ha convocato il magistrato di sorveglianza, siccome chi è affidato al servizio sociale deve svolgere un'attività lavorativa, gli ha detto lei che lavoro vuol fare. E lui ha detto il deputato. Posso fare una domanda prima? Certo, sei il moderatore. Mi hai fregato, perché in teoria gli accordi erano diversi. Ma, allora, qui si è parlato appunto che il lavoro che voleva fare i servizi sociali era il deputato. Abbiamo parlato di lotta alla corruzione e così, giusto per informarvi, noi in Regione Lombardia capita che i corsi per l'anticorruzione le facciano i commessi, le facciano gli impiegati, ma la politica ovviamente questi corsi non li fa nemmeno, quindi è paradossale. Però la politica, e qui mi spiace andare a parlare, ha diciamo reso l'Italia dei Valori ha avuto occasione di cambiare qualcosa e nella selezione delle persone, ne parlavamo anche fuori, è capitato di avere dei soggetti che hanno fatto scuola in termini di una sorta di corruzione, perché alla fine probabilmente lì sotto non c'è nulla, ma dei soggetti che sono transitati dall'Italia dei Valori nelle maggioranze varie, tipo i famosi Razzi e Scilipoti, oggettivamente sono stati, tra virgolette, convinti a fare questo salto, chissà per quali motivi. Allora, volevo confrontarmi con Di Pietro su questo tema per capire come, visto che anche il Movimento 5 Stelle ha avuto dei transfughi, probabilmente per una corruzione più sottile, come... alla luce di un'esperienza avuta, secondo lei, secondo te, si può andare a limitare questo rischio che esista? Perché insomma, Frigerio è un conto, Greganti aveva la tessera del PD nonostante fosse condannato in via definitiva e nonostante potesse ancora entrare in Senato senza neanche essere registrato, perché è paradossale, ma lui riusciva a entrare in Senato senza essere registrato, probabilmente era una garanzia di successo perché teneva la bocca chiusa. Ecco, che cosa ti senti di dire, di condividere con noi per capire, per una classe politica di cittadini che vogliono riprendersi le istituzioni, quali sono i rischi? Grazie della domanda. Innanzitutto non intendo tirarmi indietro, perché
credo che l'esperienza dell'Italia dei Valori possa essere un'esperienza molto utile al Movimento 5 Stelle, soprattutto per non sbagliare. È chiaro che quando una proposta non funziona, la responsabilità è del comandante. E io non mi sento Schettino e quindi mi assumo le responsabilità. Ciò premesso, credo che nessuno di voi sa che quando tradirono Schettino e Scilipoti furono in 150... scusami, grazie Scilipoti. No, perché stavo facendo altro, hai ragione. Grazie Scilipoti. In quella legislatura 159 parlamentari cambiarono bandiera. E la cosa che... questo non vuol dire che serve per giustificare quei due, sia chiaro. Però serve per far riflettere il sistema dell'informazione, che ha interesse a non far capire come stanno i fatti. E qual è la proposta che voglio fare? Perché dobbiamo parlare di proposte. Credo che una delle proposte sia proprio quella di cui credo anche voi ve ne state interessando, ma ne avete parlato anche al Fatto, se ne parla, che esiste in altri ordinamenti giuridici, vale a dire, ed anche elettorali, vale a dire l'istituto del recall. A metà legislatura una quota di elettori può chiedere la verifica se quello merita ancora di stare lì. Non per il, ma ci sono in termini di ordinamento. Cioè vale a dire... D'accordo, non avrei rubato, ma non hai fatto niente. Perché, voglio dire, la colpa, se voi leggete il Vangelo, voglio dire, per amore di Dio, Erode, Erode, ma Gesù Cristo è stato in croce per Ponzio Pilato, per quelli che se ne lavate le mani ha fatto a finta di non guardare. Quindi anche quelli che non fanno niente, l'istituto del recogli gli farebbe bene. Quindi la proposta che mi sentirei di fare è questa. Un'altra proposta che mi sentirei di fare da subito, che credo possa essere preso in considerazione anche da chi ci sta qui ad ascoltare, effettivamente oggi come oggi questo o quel partito non fa la differenza, il partito, sono le persone che fanno la differenza, perché buone e cattive ci stanno dappertutto e a volte purtroppo i cattivi ci stanno anche all'interno di quelli che devono controllare, tant'è vero che noi credo che la quota di maggiori arresti, Pier Camillo, l'abbiamo fatta con i nostri collaboratori della Guardia di Finanza, cioè con loro abbiamo arrestato un po' di loro, in questo senso, non so se lo sapete, quindi voglio dire, purtroppo, e allora io credo che noi anche qui, per andare verso delle proposte concrete, dobbiamo stabilire una regola. Se la legge è uguale per tutti, quale, c'è un qualcosa che a breve dovrà avvenire, e io mi auguro che avvenga, cioè il referendum sulle riforme costituzionali. Grazie al vostro impegno a non votarlo si dovrà andare al referendum. Allora non mi interessa che sono di questo o di quel partito, tutti insieme, in senso civico, costruiamo un comitato referendario per il no a questo comitato, a questo referendum di riforma costituzionale, perché altrimenti il sistema dell'informazione ce la venderà così bene che il cittadino andrà pure a votare, lo voterà pure, senza rendersi conto che in realtà sta votando un'altra volta un sistema, come diceva Marco Travaglia, che serve per trovare la possibilità per chi è lì per essere arrestato, per essere condannato, andarsene in Parlamento a farla franca, che il consigliere comunale che sta lì, che non sa come cavolo fare, e ce lo rimettono dentro e ce lo fanno ripassare dentro. Però state pur certi che se non nasce da subito un movimento d'opinione che entri dentro le coscienze, perché è quello che a me preoccupa, questa idea che più passa il tempo più diventa sparuto il movimento d'opinione che cerca di aprire le coscienze dei cittadini, ma non è per colpa dei cittadini. È perché è colpa del sistema dell'informazione che non fa sapere l'altra faccia della medaglia com'è. E questa è una situazione drammatica, per cui ci viene presentato questo appunto. Voi se provate a sentire quando parla Renzi, conosce soltanto, io non conoscevo l'italiano, ma lui conosce soltanto un verbo, il futuro.
Lui sembra domani, no, per lui l'ha fatto. Abbiamo fatto la riforma della scuola, 1 milione, l'ha fatto. Basta che lo dice, l'ha fatto. Cioè, voglio dire, noi credo che quindi sotto questo aspetto dobbiamo impegnarci. Io un altro tema che ritengo dobbiamo e possiamo impegnarci tutti insieme, al di fuori e al di là di questo e di quel partito, tenete presente che io per me l'Italia dei Valori l'ho fondato io, quindi è come un figlio per me, e però io ho preferito tirarmene indietro piuttosto che appoggiare il governo Renzi, perché io credo che non si può condividere una scelta del genere. Poi dopodiché mi auguro che ci ripensino. Detto questo, io credo che delle battaglie che voi potete fare e state facendo, che tutti insieme dobbiamo fare, a prescindere da chi fa il giornalismo, da chi fa altro sistema di informazione, da chi fa il politico e in questo e in quel partito, chi nomina e chi controlla i controllori. Questo è un tema del tema. Cioè, quello che sta accadendo in questi giorni, perché non si trovano chi sono i giudici costituzionali? Perché si devono dividere la torta. Ma che giudice costituzionale è? Quello che deve controllare le leggi che viene scelte da quelli che lo vogliono lì apposta, perché la legge deve essere interpretata nel modo in cui dicono loro. Capite che è una cosa che non ha né capo né coda. Che senso ha che nel CSM, cioè questo stava al governo e è andato a dirigere il CSM. Ma come cavolo è possibile una cosa del genere? Cioè io a capo dell'organo di autogoverno della magistratura ci ho messo uno che stava il giorno prima al governo e che qui deve essere controllato. Ecco, ma chi lo racconta questo? Ecco, io invito, noi dobbiamo ritornare a fare un passaparola o trovare un sistema. Cioè, voglio dire, non è possibile lasciare soltanto ad una persona che è disperata e si deve alzare dalla sedia per far sentire la sua voce. Dobbiamo trovare un sistema un po' più orizzontale per far sentire la propria voce, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. E soprattutto, e concludo, voglio dire, io pago il canone, ma perché mi devo sentire tutte queste fregnacce tutte le sere, raccontate in quel modo? Perché non mi viene raccontata la verità? Io vorrei, posto che pago il canone, io vorrei semplicemente uno che racconta la cronaca, ma racconta quel che avviene, non che come ti pare piace a te. Quello lascialo fare a chi fa critica. La critica è importante, ma tu mi devi raccontare il fatto in sé, non il fatto come ti pare piace, perché io pago il canone e soprattutto non deve essere messo lì in nome di questo o di quel partito. Questo a me non sta bene. Se noi riusciamo a ricreare un'area di riferimento di questa parte della società civile che non vuole addormentarsi, perché da ultimo, diciamolo pure, io voglio dire, poi a un certo punto ci sono certe situazioni che uno viene proprio da dire, ma perché lo votano queste persone? Cioè, un po' a volte perché, come hanno detto loro, perché purtroppo gli conviene o purtroppo sono necessitati, c'è la necessità. Noi dobbiamo trovare il modo, la possibilità attraverso la legge elettorale di poter dire non ti voto, anche se tu mi vuoi obbligare o mi vuoi comprare. Succederà, non succederà. Io ci ho provato, mi auguro che la maturità del 5 Stelle riesca a trovare una classe dirigente che ci riesca. Prima di lasciare la parola a Peter, due cose rapide. Uno, mi piacerebbe anche capire, visto che ha tirato fuori il tema delle riforme costituzionali, anche se esula dall'aspetto della lotta alla corruzione, cosa ne pensi dei passaggi nei quali in fin dei conti si va a sovrapporre il potere esecutivo del governo rispetto al potere legislativo, ovvero che si permette di avere una via preferenziale per andare a fare le norme, piuttosto che insomma con questa riforma che oggettivamente con la comunicazione verrà fatta passare come una... sono tre poteri, quindi su questo tema... La riforma costituzionale va letta di pari passo con la legge elettorale, che peraltro oggi Renzi ha annunciato di voler cambiare un'altra volta, venendo incontro a una proposta che era proprio il Movimento 5 Stelle, perché Renzi oggi ha detto che lui immagina non più un premio alla coalizione ma un premio al partito. Ieri Berlusconi aveva detto che gli sarebbe piaciuto vincere da solo, quindi stanno pensando di fare fuori i piccoli, eccetera. Però la parte importante della legge elettorale è la parte che dovrebbe consentire a ciascuno di noi di eleggere il proprio rappresentante.
Io personalmente penso che il sistema migliore per eleggere i propri rappresentanti non sia nemmeno quello proposto dal Movimento 5 Stelle, cioè con un listino, ma sia quello del maggioritario secco di collegio, per capire a testa a testa, però su questo si può discutere. Perché cosa succede in Parlamento? Succede in Parlamento che con dei parlamentari che vengono nominati dai vertici dei partiti, cosa che può avvenire anche se i partiti decidono autonomamente di darsi la regola delle primarie, perché chi diavolo controlla quali sono i risultati delle primarie, i nostri rappresentanti si trovano in Parlamento come quelli che ci sono adesso, sapendo che la loro rielezione o la loro ripresentazione dipende esclusivamente dalle segreterie. E dipendendo esclusivamente dalle segreterie, indipendentemente dalla forza elettorale che hanno alle loro spalle, non so, un bravo sindaco, non un ladro, che ha ben governato e quindi ha decine di migliaia di voti dei propri cittadini che magari non voterebbero quel partito ma che votano lui, è un rappresentante forte che può far sentire all'interno del suo partito con regole democratiche la sua voce. Non dare questa possibilità, si creano per forza dei parlamentari che si mettono sull'attenti, che è un po' quello che sta accadendo persino adesso con Renzi, quando vedete che c'è una minoranza del partito, del PD, in teoria minoranza, che si accoda alla maggioranza. Perché? Perché sa che se si va a rielezioni avrà una possibilità molto piccola di essere ripresentata. Per quello secondo me sarebbe importante innanzitutto dare attuazione a dare finalmente personalità giuridica ai partiti. Secondo me i partiti non possono continuare a essere associazioni non riconosciute, perché ci devono essere delle regole all'interno, che devono essere delle regole, cioè noi abbiamo visto nella storia dei partiti delle minoranze che hanno espulso le maggioranze, cioè sono successe delle cose che non hanno senso, non c'è nessun controllo sui bilanci, non c'è nemmeno nessun controllo sulla democrazia interna. La democrazia interna, come si diceva prima con Marco quando si parlava delle espulsioni, è un tema importante su cui tutti devono dibattere. È vero che a un certo punto un partito deve arrivare a una sintesi, però non si può dimenticare che se noi pretendiamo più democrazia al di fuori delle istituzioni, tutti i partiti, ma non parlo del Movimento 5 Stelle, parlo perché di tutti i movimenti e di tutti i partiti, il Partito Democratico, Forza Italia, devono partire dalla loro democrazia interna. Essere democratici è difficile. Bisogna accettare dei compromessi e bisogna soprattutto, tutti dovrebbero rileggere un bel libro che si chiama Democrazia in America di Alexander di Tocqueville, che spiega come uno dei rischi maggiori in ogni democrazia sia il rischio della dittatura della maggioranza. E questo è anche il rischio della dittatura della maggioranza che si può riproporre in queste riforme istituzionali. Cioè non basta essere maggioranza per poter decidere tutto. Ci dice Tocqueville, per me è dannoso, è brutto pensare a una maggioranza che decide sul destino del singolo esattamente come fosse un dittatore. Ci devono essere dei principi che vanno salvaguardati e per questo si immagina la tripartizione dei poteri. Certo, poi in questa riforma istituzionale succedono delle cose straordinarie. Io sono d'accordo con Renzi quando dice che le regioni hanno rubato e sono composte di ladri, e mi chiedo, ma perché questi ladri li vogliamo portare direttamente in Parlamento, al Senato, senza farli passare nemmeno dal voto dei cittadini? E tanto, visto che sono ladri, gli diamo pure l'immunità, non potranno essere né intercettati né arrestati. Questo è singolare, ci sono una serie di cose che sono singolari. Tu poi ti riferivi alla possibilità di un partito con un sistema elettorale per cui con l'8% il premio di maggioranza di cui si parlava fino a ieri, uno con l'8% poteva andare al governo e, visto quella riforma istituzionale, arrivare a nominare da solo sostanzialmente il Presidente della Repubblica, buona parte degli organi di garanzia, eccetera. Io credo che la battaglia, il Movimento 5 Stelle, io non sono qua per dare consigli, ma lo darei anche al Partito Democratico o a Forza Italia, dimostrerà la sua nobiltà quando
più saprà battersi per i principi e meno per quello che conviene loro. Si possono accettare anche delle riforme elettorali che non sono esattamente quelle che ci piacciono, delle riforme istituzionali che non sono quelle che ci convengono di più, ma sono quelle che convengono per i cittadini. E io credo che alla fine i cittadini si accorgeranno di chi si batte per questi principi e chi no. E c'è molto tempo per questo paese e insomma, se voi siete in grado di farvi valere, è arrivato il momento che lo facciate. Ma chiudo, direi l'ultimo intervento, prima di tutto condividendo con voi e anche con gli amici ospiti un'informazione, una notizia, giusto per, visto che parlavamo di questo tema, che noi in Regione Lombardia siamo riusciti a fare incardinare una proposta appunto per andare a combattere, nonostante le competenze della Regione siano limitate in termini legislativi, per andare appunto a fare una lotta contro i reati contro la mafia e contro la corruzione. Quindi, nonostante, ripeto, le competenze regionali siano molto residuali, già che siamo riusciti a farla incardinare mi sembra un buon segno. Poi non siamo bravi a comunicarlo? Probabilmente sì, lavoriamo, siamo qua per confrontarci anche per questo, quindi non, di certo non ci sentiamo arrivati, però vogliamo puntare alto. L'ultima cosa su un altro tema, si parlava appunto di referendum, si parlava di democrazia interna. Noi spesso crediamo che la democrazia diretta possa essere uno strumento che permetta di rendere liquido, diciamo, la base elettorale, per rendere più libere anche le scelte. Cosa ne pensate dell'opportunità di utilizzare lo strumento referendario più spesso, magari utilizzando anche degli strumenti innovativi come vengono utilizzati all'estero, come quello per esempio della votazione con postazioni telematiche all'interno dei seggi per rendere più fluida e più semplice la gestione, cioè incentivare e coinvolgere maggiormente i cittadini nelle decisioni, perché altrimenti noi l'abbiamo proposto anche ad esempio per quando si tratta di decidere delle infrastrutture, cioè il famoso dibattito pubblico. Ci dicono che è uno spreco di soldi, noi crediamo invece sia fondamentale, perché quando c'è da andare a realizzare qualche opera, qualche infrastruttura, è fondamentale coinvolgere i cittadini, il territorio che viene coinvolto, perché altrimenti è una situazione difficile. Ecco, tu Marco cosa ne pensi di questa nostra idea di democrazia diretta, e nonostante, ripeto, sia un obiettivo difficile da raggiungere, e se può essere utile anche per la lotta alla corruzione nelle varie decisioni, anche nel decidere di fare un'opera o meno, quindi non lo vedo così distante. Ma è uno strumento ovviamente importante che l'abuso che se ne è fatto negli anni anche su materie molto specialistiche che interessavano solo a Pannella e ai suoi cari ha un po' logorato. Quando il referendum ha impattato dei temi molto importanti come il nucleare, l'acqua pubblica e l'impunità dell'Odo Alfano, cos'era, il 2010, si è raggiunto il quorum e i tre referendum si sono vinti. Non so se sia tecnicamente possibile sottoporre a referendum le opere pubbliche. Io lì adotterei il lodo da Vigo per le opere pubbliche, cioè andrei a infilare agenti provocatori tra tutti quelli che le contrattano. Del resto, quando Rudolph Giuliani diventò sindaco di New York, dopo aver fatto il procuratore distrettuale per tanti anni, c'erano problemi di appalti irregolari e di combin e tangenti, soprattutto nel ramo del smaltimento dei rifiuti, che è uno dei pochi business che non va mai in crisi, perché comunque i rifiuti vanno smaltiti in qualche modo, è come le pompe funebri, insomma i morti continuano a dover essere seppelliti. E Rudolph Giuliani chiese alle imprese che volevano concorrere agli appalti dello smaltimento dei rifiuti una autorizzazione preventiva a mettergli sotto controllo i telefoni, ai loro manager, ai loro dirigenti, ai loro azionisti. Era una libera scelta che facevano le imprese: vuoi concorrere a quegli appalti? Mi autorizzi a intercettarti, altrimenti non concorri, non è che ti obbligo. Se però vuoi concorrere a quegli appalti, io ti posso intercettare, e così facendo ha risolto immediatamente il problema. Quindi
non tutto è risolvibile col referendum. Certamente il referendum, per come lo vedo io, andrebbe modificato, andrebbe consentito il referendum propositivo e non soltanto quello abrogativo, andrebbe abolito il quorum, o meglio andrebbe abbassato il quorum. Adesso, infatti, nella riforma, costituzionale hanno messo un innalzamento sia della, non del quorum, ma della raccolta di delle firme necessarie per avviarlo e anche per avviare le leggi di iniziativa popolare. Il referendum propositivo, limitandone le materie, è chiaro che la materia fiscale, la materia delle grazie, gli indulti, eccetera, quelle vanno tolte, altrimenti ognuno si grazia i suoi, però quello sicuramente, contro la corruzione il sistema del referendum, se diventa propositivo, utilissimo, perché lo diceva Davigo, il problema non è la difficoltà di escogitare degli strumenti atti a combattere la corruzione, così come non c'è, non c'è bisogno di nessuno scienziato per sapere che cosa bisogna fare per far funzionare la giustizia. Lo sanno tutti che cosa bisogna fare. Ci sono degli strumenti talmente noti che ormai li sanno anche quelli che non si occupano di diritto. Lo sanno tutti che la prescrizione è un incentivo a tirare in lungo. Se non ci fosse l'aspettativa della prescrizione, nessuno pagherebbe il suo avvocato per 10 anni. Se poi sa che tanto se è colpevole lo condannano lo stesso, ti fai condannare, patteggi, manco ci vai al processo se non hai l'aspettativa di prescrizione. Per dirtene una, ma poi ce ne sono tante altre. Il progetto Cernobbio prevedeva i pentiti, cioè il fatto che se o il corruttore o il corrotto, prima di essere scoperti dal magistrato, vanno dal magistrato e confessano le tangenti che hanno preso o che hanno dato, facendo i nomi ovviamente di chi le ha date o di chi le ha prese, hanno o delle attenuanti o addirittura la non punibilità. Quella era addirittura, si prevedeva in quel periodo la non punibilità, quindi innescava una corsa a chi arrivava primo, tra Gustavo dandolo e Godevo prendendolo, chi dei due arrivava per... No, è una battuta dell'avvocato Flick molto efficace per descrivere la endiadi della corruzione. Chi dei due arrivava primo a denunciare l'altro la faceva franca, e questo naturalmente avrebbe, non era granché equo, perché comunque molti l'avrebbero, però avrebbe fatto venire fuori tutto, perché col timore che l'altro andasse a denunciarti ci andavi prima tu, e quindi ci sarebbe stata una fiumana di persone che correvano come dei pazzi verso la Procura della Repubblica, anche con problemi di ordine pubblico, però avrebbe fatto emergere tutto quel sommerso che è poi la fonte dei ricatti di cui parlava Peter. I gradi di giudizio, non è un caso se siamo l'unico paese che ne ha 3 automatici, siamo anche l'unico paese che ha la giustizia così lenta. L'assurdità per cui io ricorro in appello e non mi possono dare una pena più alta rispetto a quella che mi hanno dato in primo grado, ma allora è ovvio che ricorrerò sempre in appello, tanto non rischio niente. Se invece faccio appello e potrei beccarmi una stangata più dura di quella che ho preso in primo grado, ci penso 2 volte prima di riprovarci. Ma se quando ci riprovo mi può andare solo bene o uguale, ci riprovo. E la reformatio in peius noi non ce l'abbiamo. E poi bisogna togliere le occasioni, non riformando la giustizia in questo caso, ma le occasioni che fanno l'uomo ladro sono le grandi opere faraoniche che movimentano un sacco di soldi e grandi gruppi e molti e grandi appetiti. Se si facessero le piccole opere di manutenzione, di riassetto del territorio, eccetera, beh, lì gli appetiti sarebbero molto inferiori, e comunque anche se girassero mazzette sarebbero minuscole. Certamente quando movimenti un'operazione come il TAV Torino-Lione, che se andrà bene costerà 25 miliardi, sempre ammesso che lo facciano, beh, voi avete in mente... quanto può essere la tangente su un'opera da 25 miliardi. Cioè, poi è ovvio che la fanno, È ovvio che la fanno. È ovvio che militarizzano l'intera Valle di Susa per fare quella roba lì. Perché? Ma avete presente quant'è la percentuale su 25 miliardi di opere? Fosse anche il 3%, cioè proprio mi voglio rovinare, no? Te la regalo, ma 3% su 25 miliardi
ci sono ottime ragioni per farla quell'opera poi, eh? Uno dice ma perché fanno un'opera inutile da 25 miliardi sbancando una montagna piena di amianto e piena di materiali radioattivi, distruggendo una valle e impegnando i cantieri per 20 anni, perché questa è la previsione. Se voi fate il calcolo del 3% o 4% su 25 miliardi di euro, troverete anche voi la vera ragione per cui fanno un'opera inutile e devastante come quella. Quindi per ridurre le occasioni bisognerebbe anche ripensare lo sviluppo, ma non lo sto a insegnare a voi, perché almeno da questo punto di vista i 5 Stelle non hanno niente da imparare da nessuno. Grazie. Io mi auguro che questo incontro sia stato utile, interessante. Beh, i relatori erano di spessore, anzi vi chiedo un ulteriore applauso per loro, perché io mi auguro che da questa sera le persone che escono da questo teatro tornino a casa con qualcosa di importante, con la voglia di continuare un percorso di lotta alla corruzione e soprattutto la voglia di interessarsi al bene pubblico, che è una battaglia che il Movimento 5 Stelle porta avanti e che giornalmente bisogna combattere. Grazie mille a tutti.